Che cosa sta succedendo sull'isola di Ventotene? Un'esplosione di colore. Prima di tutto di riqualificare altre zone e di cercare di dare più colori possibili anche sulle case, e poi non solo il colore, ma il colore deve essere legato a qualche attività, magari attività sportiva, ludica per i bambini, qualche percorso culturale per i più grandi, e fare entrare Ventotene nel circuito dell'arte contemporanea, cioè nel senso che uno viene qua non solo per vedere le bellezze naturalistiche, ma pure per vedere pezzi d'arte all'aria aperta. Quindi l'ombra la facciamo leggermente. Lavorare qui è ovviamente molto più stimolante che lavorare in città, poi ci sono un sacco di input anche. Allora abbiamo scelto di fare questo muro partendo dalla parte centrale del Polpo e la Morena, con intorno poi tutti gli elementi del mare, creando una cosa abbastanza... volevamo dare uno stile onirico, cioè volevamo creare un po' di fiaba intorno a quest'isola. L'obiettivo? Beh, innanzitutto perché eravamo in una località marittima, mi sembrava, come dire, più che logico immortalare un animale, chiamiamolo così, un mostro mitologico sul muro. E così ho scelto la sirena perché racchiude sia una parte naturalistica che l'altra parte che interessa più a me, che è quella della figura femminile. E, però no, è stato bello perché comunque sia tutto questo vento mi ha un po', come dire, rinfrescato la capoccia, le idee, mi ha scosso un pochetto. Io solitamente i graffiti che faccio così li ragiono sempre in base al luogo dove sto, la sua storia, la sacralità del nome, come anche in questo caso ho fatto qui. No, sul bianco, non sul bianco. Anche sull'isola ci sono delle cose che possono essere simili ad altre parti, però non c'è un altro luogo uguale a questo, come non c'è un'altra persona uguale a quella con cui stai parlando. Guarda, ti rispondo velocissimamente. Quest'isola è magica. The time has come for you to see. Inevitabilmente ti pone in una condizione in cui quello che fai, quello che provi, quello che immagini ha un significato particolare. Talking about it.
practice.